ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. In bilico ancora una volta il futuro del centro sportivo Lenaiadi di Pescara, da sempre punto di riferimento per nuotatori e pallanuotisti, alla cui gestione negli ultimi anni ha subito diverse variazioni. Ora la Pretuziana di Teramo sta garantendo il servizio, ma potrà farlo fino ad agosto 2023. Ragion per cui da oggi il sindacato SLC-CGL e i lavoratori, oltre 60 tra strutturati e collaboratori sportivi, hanno organizzato un sit-in permanente davanti alla sede della regione in Piazza Unione a Pescara per chiedere all'ente proprietario della struttura prospettive certe. Il centro resterà comunque aperto, ribadisce Guido Cupido, segretario SLC-CGL Abruzzo Molise. Al di là del plauso che va fatto all'attuale gestione, lo ricordiamo, Pretuziana, che nelle mille difficoltà continua comunque a garantire l'accesso a quella struttura e la piena funzionalità, il problema, il motivo per cui noi ci troviamo oggi qui in un sitting che è diventato e che abbiamo in qualche modo comunicato con un presidio permanente, è legato a una decisione che spetta tutta alla politica, che ricordiamo l'impianto è di proprietà della regione e quindi è la regione che deve immaginare quale sarà il futuro da dare a quell'impianto. Come diceva bene, la scadenza della gestione pro tempore ad oggi è agosto, i tempi tecnici che ci dicono per la pubblicazione, quindi l'emanazione e pubblicazione di un bando richiedono 4-6 mesi, noi non vogliamo mobilitare le persone, non vogliamo che il problema ancora una volta sia quello di protestare con i cancelli chiusi. Quella struttura deve rimanere aperta e quindi è oggi che noi chiediamo alla politica di intervenire e di decidere. Quali sono le soluzioni percorribili? Allora, attualmente è la valutazione che si sta facendo è legata soprattutto a un project di iniziativa privata che è stata rivista e che forse, almeno a sentire alcuni politici di riferimento a livello regionale, potrebbe essere ancora rivista. Noi non abbiamo mai espresso un giudizio su qual è lo strumento tecnico. Quello che interessa, al di là delle valutazioni che possono essere fatte, anzi secondo noi devono essere fatte dalla politica sull'opportunità di ricorrere a uno strumento piuttosto che un altro, noi quello che chiediamo è che ci sia una decisione celere, che questa decisione non può superare praticamente il mese di gennaio, lo ripeto, perché i tempi per l'elaborazione di un progetto comunque sono dei tempi lunghi.